Cari amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati. Oggi voglio fare un video parlando ovviamente del mio personaggio preferito, anche se diciamo qui in zona, diciamo, magari non dove sto io, ma diciamo attorno, diciamo, la situazione è un po' così per i noti fatti che non mi va qui di ripetere, insomma. E quindi comunque bisogna andare avanti nella vita e quindi non concentrarsi solo sulle cose negative, ma cioè, andare avanti anche guardando quelle positive. E cosa c'è di positivo nelle nostre vite, care amiche e cari amici? I fumetti che ci rallegrano le giornate e che ce le rendono meno pesanti, anche di fronte a, diciamo, a eventi un po' particolari. Comunque, detto questo, veniamo al dunque. Avrei potuto fare il video anche su un altro fumetto che ho già letto, ma non lo so, mi sono sentito di farlo sempre su quello mio preferito, cioè GetText. Consentitemi che di inforcare i miei occhialoni per l'occasione. E veniamo a parlare del Tex nuova ristampa numero 454, il risveglio della mummia, con questa bellissima cover del maestro Claudio Villa. Ecco qua, la cover che risale a parecchi, a diversi anni fa, perché questo è il 454, quindi Tex siamo arrivati oltre 700, ma sapete che io sto recuperando l'intera collezione con nuova ristampa perché è quella che mi piace di più. Addirittura io recupero pure gli albi di nuova ristampa, dei quali facente, cioè che albi contenenti storie dei quali ho già l'originale. Però mi piace questa nuova ristampa, mi piace, secondo me, la migliore pubblicazione, la migliore serie di Tex. Però è una mia opinione personale. Ovviamente le storie sono sempre quelle, sempre di una ristampa di tratti. Io parlo della fattura delle storie, ecco. Detto questo, siamo di fronte, diciamo, a questa storia, il risveglio della mummia, che è, diciamo, la terza parte, se non vado errato, di un'avventura. Che vede all'opera diciamo, El Morisco, con diciamo, una storia che trae, diciamo, spunto dalle sue origini giovanili in Egitto e si trascina fino, diciamo, ai giorni presenti relativamente, diciamo, alla storia dell'albo. Con una serie di, come dire, di situazioni misteriose, diciamo, pregne di antico Egitto, di mummie, di riti sacri, insomma, tutto quello che affascina, tutto quello che è mistero e che ha sempre, diciamo, affascinato noi lettori quando ci appropinquiamo alle storie di El Morisco. Nella fattispecie, l'intera avventura è stata scritta e sceneggiata dal boss, dal grande Mauro Boselli, in combinata col disegnatore classico del tempo che fu, ovviamente, perché ormai purtroppo è venuto a mancare, e cioè Lettieri, disegnatore classico delle storie misteriose, in particolare quelle di El Morisco. Lettieri, grandissimo disegnatore, che ripeto, del quale si sente la mancanza per quanto riguarda noi vecchi Matusalemme appassionati delle avventure del nostro Tex. Comunque, io, sapete, non sono solito fare un riassunto, diciamo, delle storie. Quindi no, ovviamente non vi faccio il riassunto delle puntate precedenti, perché vi andate a vedere i video, vi andate a vedere gli album, perché i video io li ho sempre fatti, quindi volendo potete anche andarvene a vedere. Diciamo che brevemente vi posso anticipare, perché non voglio spoilerare l'albo, anche se si tratta di una ristampa, quindi gli appassionati bene o male conosco, però ci sono i nuovi lettori che magari
iniziano a seguire da poco Tex, e quindi mi pare giusto non fare, insomma, non spoilerare del tutto l'album. Vi accenno un qualcosina. Praticamente eravamo arrivati al punto in cui, diciamo, ci si trovava, diciamo, nella stazione, se non vado errato, di Durango, dove tutti i protagonisti si erano incontrati, e da lì ricomincia, diciamo, l'avventura di quest'albo con El Morisco, il suo fido, come si chiama? Il suo fido servitore, mi dimentico sempre come si chiama, l'archeologo amico di El Morisco, che insomma, è tutta la banda di egiziani che hanno fatto rapire i due ragazzini da Juan Rasa, questo figlio di un comancero. La banda di egiziani, quello che io ho chiamato la banda egiziana, in realtà abbiamo a che fare con una congrega, i cosiddetti figli di Horus, dei quali aveva fatto parte in gioventù in Egitto il nostro El Morisco. E praticamente si trovano negli Stati Uniti perché vogliono far rivivere in qualche modo Akran, cioè la mummia di un sacerdote che loro, diciamo, venerano. Ecco. E per far questo hanno bisogno del sangue di questi due ragazzini che intendono sacrificare. Dice, ma come mai questi due ragazzini, che vivono, diciamo, in Messico, diciamo, nel sud, in America, nelle Americhe, hanno a che fare con gli egiziani? Lo scopriremo proprio in questa storia, dove scopriremo anche l'importanza che riveste ancora una volta la donna di cui El Morisco era innamorato in gioventù, cioè Nefrete, che tutti noi e lui stesso credevamo, diciamo, deceduta, ma così a quanto pare scopriremo non essere, ecco. Quindi la storia si concluderà, poi, diciamo, ci sarà un lieto fine, anche con anche Razza, diciamo, qua Razza ci sorprenderà relativamente, perché si capiva già che qua Razza si era affezionato ai due ragazzini, e quindi, diciamo, anche lui interverrà in loro difesa. Detto questo, non posso fare altro che mostrarvi, diciamo, le tavole affascinanti di un Lettieri, diciamo, ormai, diciamo, come dire, alla fine della sua carriera, e come tutti i disegnatori, insomma, a fine carriera si perde un po' la mano, non è più, diciamo, il tratto deciso della gioventù, eccetera, però il tratto di Lettieri è comunque sempre affascinante. Ecco qui, mostro la prima tavola, il risveglio della mummia. Ecco qua, riconoscibilissimo, diciamo, il tratto di Lettieri. Eccolo qua. E vi mostro alcune interessanti tavole. Qui vedete, potete vedere qui la mummia in questione, la mummia di Akran, quella che i figli di Horus cercano di riportare in vita. E per fare questo, come detto, dovranno procedere a un sacrificio di sangue avvalendosi dei due ragazzini. Il perché non ve lo anticipo, ma lo scoprirete leggendo questa storia. Ecco qua, qui abbiamo a che fare con Quan Ras, che consegna i due ragazzini ai figli di Horus. Qua vedete, diciamo, il capobanda. Una faccia proprio di un'antipatia incredibile. Qui vi mostro ancora altre, diciamo, altre tavole, dove sembrerebbe che Morisco riveda una giovane Nefret, ma non è proprio così, non si tratta della giovane Nefret. Potrebbe sembrare, alla fine scopriremo il perché. E in realtà si tratta della sorella del tizio che capitanava, diciamo, i figli di Horus, insomma. Ecco, vi ho dato questa breve anticipazione. Qui abbiamo ancora altre interessanti tavole, dove potete vedere anche il Ranger Hawks,
che fa parte, diciamo, di questa, e partecipa a questa avventura insieme a Tex e Carson, a Morisco e al suo servitore. E detto questo, andiamo avanti con alcune scene interessanti. Alcune scene interessanti. Io, guardate ragazzi, sto facendo questo video proprio per, come dire, per in qualche maniera smorzare questa atmosfera pesante che in questi giorni incombe sui posti in cui io vivo, diciamo. Sapete tutti quello che sta succedendo, quindi magari non sono proprio al top. Sto facendo proprio questo video proprio per dimenticare e andare, insomma, e concentrarmi su qualcosa di positivo. E cosa meglio di te, cosa c'è meglio di Tex? Nessuno può, diciamo, può eguagliare Tex nel rendere, diciamo, più positiva e ottimistica la visione della realtà. Perché dall'altro lato c'è Carson, che è un pochettino pessimista, lui dice realista, ma abbastanza pessimista comunque. Ecco qua, vi continuo a mostrare queste belle tavole, i letteri, e vedete qui in azione anche il nostro Carson, che non è, diciamo, da meno di Tex per quanto riguarda le sue capacità balistiche. Ecco, e vedete anche questa specie di mostriciattolo con una forza sovrumana che sta quasi per soffocare il nostro Ranger, ma ovviamente non ci riuscirà, altrimenti che è sta cosa? E qui vedete ancora alcune importanti tavole, però non posso più farvi vedere altro perché altrimenti dovrei spoilerare l'intera storia. Vi posso mostrare semplicemente adesso per concludere la cartolina dipinta da Dotti, Maurizio Dotti, un grandissimo artista, un vero e proprio pittore che io ammiro tantissimo, specialmente per le sue cover e le sue cartoline pittoriche, cioè veramente un qualcosa di eccezionale. Un grandissimo artista. E qui vedete in testa di copertina l'anticipazione di un prossimo del Tex numero 455, anche questo in una versione pittorica di Claudio Villa, scusate, sarà un caso, ma che mi ricorda vagamente, con qualche differenza, ovviamente, la cover proprio del Texone, il Texone per l'appunto di Villa. E quindi questa cover del Texone che viene pubblicizzata in quarta di copertina, casualmente fa riferimento alla cover del numero 455 del prossimo Tex Nuova Ristampa. È un caso, ovviamente, però insomma, guardate bene. Voi non la vedete qui, diciamo, ma se la così in bianco e nero, ma guardate la colore, secondo me. A parte la posizione diversa di Tex, diciamo, è qualcos'altro, però simile è. Detto questo, e ricordandovi che il lettering dell'albo è di Renata Tuis, perché non ve l'avevo detto, sapete, io ci tengo anche a, diciamo, a nominare il letterista. Non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, veramente, augurandovi un buon proseguimento di lunedì 24 febbraio 2020, questo mese, diciamo, che rende bisesto l'anno 2020, e come si dice, anno bisesto, anno funesto, io insomma, cioè,
Uno tende a non credere, però i fatti, insomma, poi dimostrano, insomma, qualcosa di vero forse c'è in questa storia di anno bisesto, anno fumesto, specialmente il mese incriminato, cioè febbraio, almeno per quanto mi riguarda. Quindi, dicevo, augurando un buon proseguimento proprio di questo lunedì 24 febbraio 2020, e dando appuntamento sempre ed esclusivamente a voi piacendo per il mio prossimo video. Perdonate se non sono stato particolarmente brillante in questo di video, ma cioè, dovete capire che la situazione qua attorno non è, diciamo, delle più rose, anche se il vostro umile cronista ritiene che ci sia qualcosa di eccessivo dietro, però queste sono solo mie considerazioni personali. E a questo punto, come sempre, non posso fare altro che salutarvi per l'ennesima volta, dando l'appuntamento per il mio prossimo video. Alla prossima.